Buonasera, benvenuti a Pubblica, benvenuti a TRS. Continuiamo la maratona dedicata al ciclismo e parliamo naturalmente di Bartali e Coppi che avete appena visto, ma continuiamo perché abbiamo anche un filmato fatto da noi del 1991 o 91 e sto domandandolo a Ezio Zanenga che è qui alla mia destra, che è un grande, diciamo, amatore del ciclismo e vabbè, andiamo più nel dettaglio. È stato anche in passato tecnico della Federciclismo regionale e appassionato bibliofilo di ciclismo, raccoglie libri, fotografie, filmati e di tutto e di più, e proprio con lui abbiamo organizzato questa trasmissione dove parleremo anche di Pierino Baffi, che ricorre in questi giorni, è l'80esimo della nascita, il 25esimo della morte. Presentiamo intanto gli altri ospiti, Luigi Moriggi che è il presidente della ciclistica trevigliese, buonasera. Buonasera. Che tra l'altro è qui proprio perché parliamo di Bartali, del premio che in quell'epoca, nel 91, fu dato a Bartali, e che era il Calice d'Oro, che tra l'altro in questi giorni, forse ho già letto qualcosa del Calice d'Oro di quest'anno. E poi abbiamo Giuseppe Radelli, che è presidente del Club Pierino, e Adriano Baffi, buonasera, che è di Vailate, tra l'altro, quindi del paese del campione. Allora, cominciamo con Zanenga, che è questo personaggio trevigliese, noto nel mondo del ciclismo, non solo ovviamente nella nostra zona, e che è stato grande amico di Bartali. Che è conosciuto, ecco, però la cosa che mi è interessato, cioè, che mi è piaciuta molto quando ci siamo visti per parlare di questa trasmissione, è come hai conosciuto Bartali? Come è accaduto? Dunque, personalmente, come conoscenza personale, è stato in occasione di un ciclo pellegrinaggio fatto in Palestina, fatto in Terra Santa, nel 76, mi pare, 77. E da allora contatti non sono mancati, e che è poi sfociato nell'invito a Treviglio con il Calice d'Oro. Quindi del 91 stati... dove poi c'è il filmato e la rievocazione di questa sera. Sei stato intervistato tu con Bartali, ma anche era presente a fianco a noi Angelo Assanelli, che è presidente del club invece dei coppisti, li chiamavano così una volta. Coppiani. Coppiani? Non è i coppisti? No, non lo so, io non me ne intendo, sai che non sono un grande sportivo. Io ero un bartalista. Bartaliano. Ecco, Bartaliano. Le sbaglio tutte. Allora, Bartaliano, cos'è Moriggi? Bartaliano, era Bartaliano Moriggi? Io ero Coppiano. Coppiano? Però avete dato il premio a Bartali. È andato anche a Coppi. A Coppi, l'avete dato anche a Coppi. Per parlare lui del 97 al figlio. Allora, siamo qui perché abbiamo questo primo bel filmato che è stato realizzato in quell'occasione, e allora abbiamo voluto riproporlo, non solo con Bartali, ma anche una piccola intervista con la moglie di Bartali, che non avevamo mai mandato neanche all'epoca, e che non so se ce ne sono in giro in Italia di interviste della moglie di Bartali. Allora, come accadde di questo incontro con Bartali e quindi questo premio, che ovviamente un grande campione avete deciso di darlo, ma come è organizzato il Calice d'Oro e quando l'avete organizzato per la prima volta? Beh, la prima volta, allora il Calice d'Oro è un premio che viene dato dal 1976 alla promessa del ciclismo bergamasco, pertanto un atleta che va dai 16 ai 18 anni, tesserato per una società della provincia di Bergamo e che abbia ottenuto dei risultati, direi, importanti. Questo nel 76. Il primo Calice d'Oro venne assegnato a Silvestro Milani, che allora difendeva i colori del Pedale Sportivo Trevigliese. Poi nell'89 si decise di istituire un altro premio, sempre il Calice d'Oro, ad un campione del passato, e noi l'abbiamo chiamato Calice d'Oro il campione ideale, e nell'89 il primo ad aggiudicarsi il premio fu Felice Di Monti. L'anno dopo fu Bartali.
Allora, prima di vedere questo filmato, presentiamo, ovviamente abbiamo presentato, vorremmo parlare delle manifestazioni che farete in questi giorni, ma intanto un accenno. Questo gruppo vailatese, il Club Pierino Adriano Baffi, che con l'amministrazione comunale, con la Commissione Biblioteca, organizza questa manifestazione. Cosa fate, per l'esattezza in questi giorni? Sì, in questi giorni, con inaugurazione domani alle ore 16 presso la sala del conventino, ex conventino, e inauguriamo questa mostra in collaborazione col Comune di Vailate e la Commissione Biblioteca, capeggiata dal signor Origi Paolo. Organizziamo questa mostra fotografica per ricordare gli 80 anni dalla nascita e i 25 anni dalla morte di Pierino Baffi. Quindi vedo qui, avete appunto la domenica 28 novembre, domenica 5 dicembre, quindi avete avuto una serie di manifestazioni. Io volevo anche ricordare così ai telespettatori che si sono messi in onda adesso che alla fine della trasmissione manderemo, e lo chiedo a Ezio Zanenga che ha portato questo filmato, un filmato dedicato proprio a Pierino Baffi, che avevi fatto tu, Cioè, realizzato io, montato. nel senso che grazie alla famiglia di Pierino sono stati quasi dei residui Ah, di avete recuperato del cassetto, del materiale. materiale della Rai in pellicola 16 mm addirittura, e con un paziente lavoro da parte mia e del tecnico chiaramente, l'abbiamo realizzato in video, poi da video a DVD. Ma non solo il riportare semplicemente le immagini, ma montarle, commentarle, musicarle, e ne è uscito questa testimonianza di immagini di 18 minuti, che Poi è vedremo preziosa. alla fine della trasmissione. Morigi, tra 30 secondi mandiamo quel filmato, durerà circa 10 minuti, del 91, se non sbaglio. Non ricordo se l'abbiamo. Del 90. 90? Novanta. Perché il premio è del Ma è un 90, po' che ma. per il mio 90 Ecco, consegnato a gennaio del quindi 91. era del 91, gennaio 91. Un ricordo, perché poi lo chiediamo anche ad Angelo Assanelli, un ricordo di quella serata con Bartali, siete stati insieme un po'. Beh, un ricordo di quella giornata sicuramente è stata una delle manifestazioni meglio riuscite, sicuramente per la disponibilità di Gino, ma soprattutto per la sua simpatia, Si era la mano veramente. entusiasmato tutti i presenti, è stato disponibilissimo, ha firmato autografi su autografi, avevamo fatto fare una caricatura da Battista Mombrini, l'abbiamo stampata in tantissime copie e lui al tavolo si è messo a firmarne per tutti gli sportivi che glielo chiedevano. Sì, ma È anch'io ho un ricordo avuto. bellissimo perché veramente è stato forse uno dei calici, una delle manifestazioni meglio riuscite Io non sono la stato lì storia. tutta la serata, un'oretta, forse sono stato lì con voi e con Bartali, ma mi ricordo anche proprio l'approccio con la persona, assolutamente come se trovassi uno zio, quasi un parente. Subito entrato in confidenza, visto che avevo la cavata fuori posto, allora mi ha detto: guardi, se la metta così, così, così. Cioè, proprio un vicino di casa, una simpatia assolutamente inconsueta, inaspettata. Vabbè, mandiamo questo filmato fatto alla Lepre nel 91 e vediamo, poi ne parliamo con Angelo Assanelli e con gli ospiti. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriversi non sa. Quindicesima edizione del Calice d'Oro e della festa annuale della ciclistica Trevigliese. Signore, è scomodo essere moglie di un. È scomodo? Scomodo? No. No, per niente, mai stato scomodo? No, per me no, io mi sono abituata bene piano piano. Ma neanche quando era giovane, che lui era sempre via. Oddio, da giovane un pochino ho sofferto perché mi è mancato tanto. Ma tutto si fa un'abitudine a tutto, piano piano ci si abitua. Ora invece, vede, sto insieme, ora che sono anziana, stiamo sempre insieme.
Ma anche a casa è brontolone, come dicono, che tutto, va, tutto è sbagliato, tutto da rifare anche a casa. Qualche volta sì. Ti piace la sua cucina, Bartali? Sì. Sì, sì, piace. Cucina toscana. Toscana, molto semplice, faccio cose semplici. E lui dice come si mangia bene qui, invece non faccio nulla di speciale. E cos'è che fa per Bartali che gli piace di più? Pasta asciutta, minestra di verdura, le piace molto, bistecca, sì, sì. E contorni, molta verdura piace a lui. Il dolce? Che dolce gli piace? No, sì, le piace, ma io non le faccio mangiare. No, perché? Se no ingrassa. Ecco, come passa una della giornata, Bartali? Al telefono, sempre al telefono lo quando è a casa. Perché sembra che lo sappiano le persone, appena è a casa il telefono squilla sempre. Mi domando consigli o andare incontro? Incontri deve fare, queste feste qui, tutti lo vogliono. E come si dice, qualche hobby? Niente, è troppo impegnato. No, 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 lui hobby niente, un po' di televisione, legge, basta, hobby niente. Grazie signore. Prego. Quanta ne avrà fatta Bartali? Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano, e tu mi fai. Dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu! Zazzarazzaz! Zazzarazzaz! Accanto a me Gino Bartali, tutti lo conoscete, e qui a Treviglio ospite d'eccezione per il Calice d'Oro. Sentiamo però il responsabile di questa manifestazione. Niente, la manifestazione è nata 15 anni fa per onorare un amico che era scomparso da poco, e poi via via si sono aggiunti altri, come purtroppo la vita ci offre, e ricordiamo ogni anno tutti gli amici che ci hanno lasciato, premiando con un calice d'oro una promessa del ciclismo bergamasco, perciò un giovane emergente del ciclismo provinciale, e un campione ideale. Il campione ideale che appunto per le sue gesta, le sue vittorie, sia degno e sia un ideale esempio alla giovane promessa. Qual è la prima volta che viene a Treviglio a questa manifestazione? A questa manifestazione sì, ma a Treviglio oltre ad essere passato tante volte, sia di notte sia di giorno, senza mai potermi fermare, perché io sono sempre all'inseguimento di qualcosa. Raggiungere sempre gli impegni, possibilmente perlomeno in tempo massimo. Io non voglio mai far aspettare le persone, perché a me spiace stare ad aspettare, mi mettono in pensiero. Allora, io sono già stato nel 49, ho fatto il circuito degli assi qua, non 51 anzi mi pare, con il 49, non mi ricordo bene, il 49. E naturalmente invece c'è un bel circuito, potevo anche fare una bella affermazione, se non che ho frato una gomma 4 giri alla fine e non c'era il giro da buono, io ho perso un giro, dovevo abbandonare all'ultimo giro, però prima di abbandonare ho fatto il furbo, ho tirato via i miei corridori dal gruppo, li ho portati all'ultimo giro in testa, io dopo il traguardo mi sono fermato, anziché 2 metri prima del traguardo, e loro hanno vinto. Senta. Prontolato, Oreste Conta Conrado, senza hanno controllato, mi hanno detto imparate le malizie, voi ne avete più di me, io una sola, mi ho fatto lo stesso. Però mi diceva sua moglie poco fa che lei era un molto amico di Fausto Coppi. Io sono sempre stato con Fausto Coppi, guardi, non voglio dire che io ho pregato per lui, ho fatto pregare anche mia figlia, perché se no sarebbe finito la civiltà. Se un esercente si mette a odiare l'altro esercente, in un paese ci sono la metà che si odiano l'uno con l'altro. Il lavoro è aperto per tutti, la vita è aperta per tutti, chi ha più volontà, più spirito di sacrificio può raggiungere anche quelli che hanno più mezzi di intelletto per poter batterli. Allora, quindi nelle corse, la corsa è corsa, io non posso far vincere il mio avversario, anche se qualche volta è capitato per motivi di squadre come la vera, però io devo battere prima lui e poi me stesso. Quindi è un po' un insegnamento anche ai nostri politici, dividere il momento del lavoro, cioè della politica, dal gusto di stare insieme come persone. Ma ho l'impressione che loro non impareranno mai,
Dette parole di Gino Bartali. Ti è capitata qualche esperienza? Io ne ho tante di quelle esperienze. E ti dirò, guarda, francamente non è per la prima volta, ma preferisco incontrare meno politici del mondo. Io ne vado alle feste, meno politici sono e più contento sono. Vicini segue Bartali pronto a sorreggerlo se ci sarà da lottare, ma tutti hanno rinunciato. All'avvicinarsi di Parigi, due anziani del tour prendono il largo e non verranno più raggiunti. Le Duke e Mine sono soli sulla pista del Parco dei Principi e tagliano appaiati l'ultimo traguardo. Trionfo degli italiani. Bartali compie il giro d'onore insieme con la sua squadra. Questi ragazzi hanno dominato i migliori corridori dell'epoca. Firenze prepara Gino al suo campione trionfali accoglienze, mentre tutta l'Italia ricorda il maestro che ha guidato questi ragazzi alla clamorosa vittoria, Costante Girardengo, l'uomo che era stato l'atleta più illustre e rappresentativo del ciclismo. Roma, ore 22. Togliatti continua a combattere tra la vita e la morte. Per l'Italia intera è stata una giornata di ordinaria follia. E chi non ha preso parte alla rivolta ha ascoltato la radio col fiato sospeso. Quanta ne avrà fatta Bartali? La sera del 14 luglio, ignari di quanto accade in Italia, i ciclisti del Tour de France si preparano alla tappa di montagna in programma l'indomani. E i francesi ci rispettano. Tra loro c'è Gino Bartali. Ma il suo tour è quasi finito. Per il vecchio ginettaccio non c'è più speranza. Il suo ritardo dalla maglia gialla, il francese Louison Bobet, appare incolmabile. 21 minuti. La leggenda vuole che De Gasperi, la sera di quel 14 luglio, abbia telefonato a Bartali, noto attivista cattolico, per sollecitarlo a vincere. Un suo successo può rasserenare il clima violentissimo che spacca l'Italia. Bartali obbedisce. E quel 15 luglio 1948, sulle durissime salite delle Alpi francesi, detta legge. Gli avversari non riescono a tenere la sua ruota. Bartali stacca tutti, recupera il suo svantaggio, firma una grande impresa. Per una volta l'uomo solo al comando è lui e non l'eterno rivale Fausto Coppi. Bartali ha ritrovato 10 anni dopo il trionfo dei suoi 24 anni. Come allora, meglio di allora. Viva Bartali! Sull'Italia travolta dalla violenza arriva dunque l'annuncio di un grande trionfo sportivo. Una notizia così entusiasmante da placare, secondo alcuni, la rabbia dei manifestanti. Ma io penso che Bartali fu importante. Tutti dicono che no, non è vero, perché sì, ma in realtà sono stati Togliatti e De Gasperi. Dipende da che punto di vista la si vede. Un evento sportivo che alla fine unificava gli italiani ebbe un significato simbolico sicuramente. Lei fece una grande vittoria nel Giro di Francia, nel Tour de France, e secondo molti fu grazie a lei che in Italia non ci fu la guerra civile, ricordo appunto per l'attentato a Togliatti. Sì, guarda, in questo riposo, dove vado, anche ieri sera era un'altra festa a un ristorante di Annovaro, dove è morto Piemontesi, andando a Borgo Manero, dove c'era Piemontesi, per esempio, da ricordare, c'è anche da ricordare il nostro amico Fornara, anche lì hanno fatto lo stesso discorso, lo fanno tutti. I politici l'hanno sempre dimenticato, perché io sono un uomo che dà fastidio, io dico la verità, io ho fatto la mia corsa, così lo so, vogliono capire, capiscono, no, la mia corsa lo sanno tutti che ha attribuito qualche cosa, ma io non me ne vanto, perché era la mia corsa, io ho fatto la mia corsa, è andata bene, se poi ha servito a questo, non è merito mio, è merito di tutti gli italiani che sono stati intelligenti di capire che è inutile bisticciare per niente, come fanno adesso per esempio giù nell'Oriente, per fare tanti morti per diventare uno cattivissimo e altri salvatori. Il mondo è fatto soltanto, io ho detto anche a te un altro giorno, che si muore tutti. Io ho cercato di morire con la coscienza pulita e purtroppo il Signore è costretto a aspettare per prendermi, perché vorrei arrivare con la coscienza pulita. E tanti vanno di là senza la coscienza non pulita. Il mondo non è nato, se qualcosa di superiore c'è, io credo a questo superiore e spero anche nella pace. Grazie, un'ultima domanda riguardo la sua fama, così ricordo in televisione tanti anni fa che era il brontolone, tutto sbagliato, tutto da rifare. Ecco, come mai si è creato questa fama, Bartali? Ma io l'ho detto per me questo.
perché io ho sempre sbagliato a considerare gli avversari, a considerare gli affari, tutto. Solo soltanto che adesso cominciano a sbagliare un po' troppo tutti, e allora è diventata internazionale, ma io l'ho detto per me, ma ora penso che sia un po' troppo tardi, ce ne sono troppi che sbagliano come me, come sbagliavo una volta io, però non sbaglio più, sto attento. Io mi fermi qui, le donne a volte sì, sono scontrose, ho forse voglia di far la pipì, e tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Ecco, abbiamo in onda al telefono Angelo Assanelli, degli amici di Coppi. Come si chiama esattamente questo gruppo? Cos'è, un'associazione, un club? Cos'è, Angelo? È un gruppo di amici di Fausto Coppi, basta così, solo un gruppo di amici. Ci siamo trovati al Calice d'Oro di un po' di anni fa e abbiamo deciso perché non facciamo il gruppo di amici di Fausto Coppi e abbiamo fondato questo gruppo di amici. Allora Angelo, in quel giorno si è visto all'inizio, tu eri con noi accanto a Bartali, cosa ti viene in mente di quella... Mi viene in mente che le avevo chiesto che un campione come lei, le dico, ma senta signor Bartali, ma un campione come lei perché non ha mai vinto un mondiale? E lui mi fa, non ho vinto il mondiale perché mi ha fatto perdere Coppi. Quindi... E difatti nel 1948 in Olanda si sono ritirati tutti e due, perché si correva un contro Coppi e Bartali. Ho capito. E perciò uno curava l'altro, l'altro curava l'altro, insomma si sono fermati. Prima si è fermato Bartali, ma ha detto lui, prima mi sono fermato io, però avevo paura che quello là partisse ancora. Allora l'ha visto bene che Coppi era dietro, poi Coppi ha visto che si è fermato Bartali e si è fermato anche lui. Certo. Ma è stato bello perché si era quasi arrabbiato quando gli ha detto che un campione come lei non ha mai vinto un mondiale. Infatti ha vinto quell'anno lì, ha vinto il Giro di Francia dopo 10 anni, perché lui ha vinto nel 38 e poi nel 48. Però i mondiali sono andati, i mondiali in Olanda, però si sono ritirati tutti e due. Però mi ha detto, mi sono ritirato perché è stato colpa di Coppi. Poi parleremo anche di Coppi. Qualche altro bel ricordo di quella serata? Parlavo con Morigi e con Zanenga, che si ricordano, come ricordo anch'io, che è stato un evento che è rimasto, insomma. È stato bellissimo, penso che sia stato una delle migliori feste del Calice d'Oro con Bartali, che era una persona molto alla buona, un chiacchierone. Un amico, sì. Cos'è che fate adesso come associazione, come gruppo di amici? Andate a cena? Cos'è che fate? Il gruppo di amici, noi tutti gli anni, il 2 gennaio, andiamo a messa su da Coppi. E niente, andiamo a messa, poi si sfrutta per andare a messa, per poi andare a pranzo. Quanti siete? Saremo una ventina. Ho capito, va bene, allora i nostri auguri e magari se ci risentiamo magari si aggrega qualcun altro. No, va bene, grazie. Il 2 di gennaio, quindi lo ricordiamo, chi si vuole aggregare, e poi faremo chiamare qui a TRS, o chiamate Zanenga, o lo fermate, o Assanelli, fermateli. È domenica. Sì, quest'anno domenica. Benissimo, adesso parliamo un po' del Calice d'Oro ancora, ma con Morigi. Grazie, Assanelli. Buona serata. Grazie, a tutti. Grazie. Buonasera. Di nuovo. Buonasera. Allora, Morigi. Allora. La dicevamo, parliamo un po' di dialetto. Lo facciamo già una volta al mese, facciamo una trasmissione sul dialetto. Mitica serata, però arriviamo ad oggi. Chi ha vinto quest'anno? Ci sono tutti e due i nomi, ce n'è uno solo? No. Cioè, in effetti noi ci siamo riuniti, la commissione si è riunita mercoledì scorso all'Hotel La Lepre e è stato deciso di assegnare il premio della promessa del ciclismo bergamasco quest'anno a una ragazza. È la seconda volta nella storia del Calice, la prima volta il premio viene assegnato a Vera Carrara, quest'anno il premio verrà assegnato a Rossella Ratto. È una ragazza di Colzate che proviene, tra le altre cose, da una famiglia di Calici d'Oro, se vogliamo, perché il fratello Daniele ha vinto il Calice d'Oro nel 2006, l'altro fratello Enrico nel 2003. Quindi proprio una famiglia di appassionati. Dobbiamo fare i complimenti alla mamma.
I due ragazzi sono passati professionisti, la ragazza quest'anno, al primo anno della categoria juniores, è entrata immediatamente a far parte del gruppo della nazionale. Ha ottenuto 10 vittorie su strada, 2 podi ai campionati italiani, un terzo posto ai campionati europei e la medaglia d'argento ai mondiali, primo anno da juniores. È una ragazza sicuramente... Mentre il premio alla carriera venire. Non si sa ancora. Il campione ideale, in effetti, non è, cioè è già stato deciso, ma abbiamo bisogno ancora alcuni giorni di tempo per comunicarlo, per una questione di impegni che certo, questa persona potrebbe avere. Ecco, si tratta di una decina di giorni ancora, e lo comunicheremo. Benissimo. Torniamo a Zaneng, poi magari è con i nostri ospiti a parlare di questa figura. Durante l'intervista ho accennato a, avevo chiesto a Bartali se era la prima volta che veniva a Treviglio, lui mi ha detto ma no, prima volta, io passo sempre, passo tante volte da Treviglio, ma non solo, ho fatto anche tante cose a Treviglio. Ezio Zaneng, che è uno scienziato, ma sì, io devo dire un ricercatore, e conosce un po' tutta la, la storia del ciclismo, soprattutto dei grandi campioni. Cosa, poi, essendo trevigliese Zanenga, Bartali dice che è arrivato a Treviglio, cosa è successo a Treviglio? Ma anche Coppi era stato fatto una bella gara, poi ne parliamo dopo. Poi agganciamo, quando passiamo a Coppi, agganciamo anche poi Coppi. Magari abbiamo anche delle perché immagini. Perché Bartali e Coppi, voglio dire, certo, uno certo. Non si può parlare di Bartali senza certo. parlare di Coppi o viceversa. Le fotografie le mandiamo già adesso? Sì, o... possiamo mandarle anche adesso perché riguardano un paio di presenze importanti di Bartali a Treviglio. Allora adesso intanto che così Zanenga, le commentiamo. Intanto che Zanenga così inizia oppure a dire Bartali a Treviglio abbiamo... Posso dire che Bartali a Treviglio è venuto parecchie volte. È venuto nel 49, probabilmente la sua primissima volta, a gareggiare nel circuito degli assi, a Treviglio nel 49. Ah, ecco, scusa un attimo Zanenga, la regia sta mandando in questo momento, probabilmente c'erano anche in quel Giro d'Italia, sì, delle immagini che ci ha dato Marco Facchetti, sì, figlio di Ambrogio Facchetti, già allora era direttore Ambrogino Facchetti, lo chiamiamo così gli amici, del Collegio Facchetti, e lui con la sua 8 mm aveva fatto queste riprese di fronte ai Padri Bianchi, sì, a Treviglio. Per chi non fosse di Treviglio, comunque chi non riconoscesse questa strada che non è più così, Padri Bianchi, la rotonda, per andare poi a Caravaggio e quindi Brescia. È così, che anno era Zanenga? Allora, vedendo le immagini, prima di tutto stiamo vedendo le immagini della carovana pubblicitaria, che allora era senz'altro più caratteristica di adesso. E qui è ripresa appunto sulla statale numero 11 poco prima del cavalcavia per Caravaggio, e dovrebbe essere il 54 che provenivano da Torino, partenza a Torino, arrivo a Brescia, traguardo volante in Viale Piave, primo Stefano Gaggero morto da poche settimane, secondo Pierino Baffi che era già d'accordo con gli organizzatori perché sapeva dove mettere il traguardo, lo sapeva solo lui, ma è rimasto in un certo senso spiazzato perché Gaggero andò via molto prima di Cassano Dadda e passò con una trentina di secondi. Ah. E perciò Baffi si dovette accontentare del secondo posto. Poi a Brescia arrivò ancora terzo posto, è stato battuto anche da Benedetti sul traguardo di Viale Piave. Poi a Brescia Baffi è arrivato secondo, battuto da Casola, Alfredo Casola. Dici che è uno scienziato, Morigi cosa dice? È riportato anche sul libro di Pierino, questa perché me lo ricordava Pierino, ci siamo messi d'accordo, ho scelto io dove mettere il traguardo, che era più o meno dove c'era la trattoria Garibaldi, l'ex Maroc. Per andare a Calvenzano in Corso di Locatelli. Lo sapeva solo lui dove era il traguardo volante, Gaggero non lo sapeva, è andato in fuga, si è trovato davanti e Baffi è rimasto spiazzato. Ho capito. Poi questo è un piccolo aneddoto su queste immagini,
che vedo che... Tanto qualità non era mai. Eccolo Gaggero da solo, ecco, conferma dalle mie affermazioni. Confermo dalle mie affermazioni. Pochi secondi dopo... Tu non l'avevi mai visto questo film? No, mai, la prima sera, ma l'avevi parlato tu. E dopo passano i girini che avevano fatto la volata praticamente meno di un chilometro prima. Certo. La volata. Perché ormai il traguardo volante Baffi l'aveva perso. È un piccolo aneddoto che comunque è storia. Allora adesso, intanto che la regia prepara le immagini, cominciamo con la numero 10 e intanto Zanenghe ci racconta un po' anche degli incontri avuti con Bartali e cosa è successo a Treviglio. Allora, visto che le immagini partono su Bartali e riflettono alcuni suoi momenti, qui possiamo passare già alla seconda. Questo è Bartali, chiaramente classica. La seconda è Diede Bartali, che è la 11, che è meglio. Sì, che è Bartali a Treviglio. Dietro. Questi sono immagini scattate a Treviglio. Ecco questa. Per esempio, guardando quelli seduti sui gradini. Gli scalini della mutua. Il primo è Conte, il secondo è Serse Coppi, il terzo è Lambertini, poi c'è Gino Bartali. Alle spalle di Gino Bartali c'è l'unico di Treviglio che riesco a riconoscere, un certo Sudati che Paolo, che è morto da e alle spalle di Sudati c'è Tony Bevilacqua, quello che spunta dietro le due persone leggermente chine sui corridori. Questo, essendo del 1950, Coppi Fausto non c'era, perché era caduto a Primolano, si era fratturato il femore, e essendo la riunione a giugno, 15 giorni prima era finito il giro e lui era ancora... La mandiamo la 12? Poi, sì, possiamo proseguire. Sono sempre foto fatte quel giorno. Quel giorno, allora se mandiamo ecco questa. Ecco, questa è del 49, infatti la maglia è diversa, è del 49, e è in attesa di fare la partenza alle prove previste dal 50. La prossima, c'è ancora un paio di persone che probabilmente sono di Treviglio, però non scorrono, dovrebbero farle scorrere. La 13. Se scorriamo le immagini. Comunque il computer. Ecco, questa invece, per i trevigliesi almeno, riconosceranno il cortiletto che c'è nell'ex Inam, ex Mutua. E lì nel cortiletto, insieme a due sacerdoti salesiani, prima della partenza appunto dalle varie prove, c'è Gino Bartali che si intrattiene con due salesiani. Poi abbiamo la successiva, invece, e è alla Sana. La successiva passano un po' di anni. Ecco, se adesso della 15 alla 16. Ecco, la 15. E Gino Bartali venne a fare visita a Treviglio. E vediamo il sottoscritto sulla sinistra, poi Pietro Cattaneo, un uomo di sport e di ciclismo, soprattutto trevigliese, Gino Bartali, Como Gianluigi, che allora faceva parte già del pedale sportivo trevigliese, perciò un appassionato di ciclismo. Dietro non ho riconosciuto la persona dietro. Quella persona dietro era insieme a Bartali. Ah, ho capito. E ricordo che ci hanno incaricato io e Como di fare il giro della fabbrica. È capitato lì Cattaneo con Bartali in mano, con sì, Bartali la prossima, eccola, sempre come ecco Zanenghe. Qui la foto, diciamo, ricordo che abbiamo fatto lì nella hall della Same, e passeremo poi, quando fra qualche minuto passiamo a parlare di Coppi. Vedremo le immagini diretta, di Coppi. Sì, ecco, per chiudere il discorso di Bartali, oltre alla Same e al circuito degli assi, però se continua a vedersi Coppi... Sì, adesso sì, ecco. Se ritorna in diretta è meglio. Se la regia ritorna in diretta, ecco, benissimo. Ecco. Allora terminiamo, diciamo, con... il ricordo di Bartali a Treviglio, oltre al circuito degli assi, che appunto, ecco, mi sono dimenticato di specificare, Bartali ne fece due, 49 e 50.
c'è stata appunto la visita alla Same, c'è stato l'incontro con un gruppo di trevigliesi, perché non ero solo in Palestina, e c'è stato anche un pomeriggio presso il ristorante Sole, che ci sono anche foto documentative, con Bartali nel gioco delle bocce della Sole, dove si disputava il trofeo Chianti Bartali di bocce, vinto tra parentesi da due trevigliesi su 256 coppie. Paredi Radaelli. Urigi, ricordi come chiudo, Zanega? Ecco, chiudo con Bartali, sì, così. E il transito di Gino Bartali nel 54 a Treviglio, l'unica volta che mise la maglia di campione del mondo, perché mi rifaccio alla domanda di Angelo Sanelli. Bartali non vinse mai un campionato del mondo, però vestì la maglia di campione del mondo in occasione del trofeo Baracchi, che disputò in coppia insieme al campione del mondo. Quando corrono in coppia, la maglia si può scegliere la maglia di uno dei due, lui scelse quella di campione del mondo. Chiuso gli aneddoti su Bartali. Amorigi e Radaelli, commento su Zanenga a questo punto, Oste, non no. Su Bartali. no, lo so, voglio dire. Morigi, lui è. Sappiamo quello che. Lui ha studiato. Da sempre è uno che ha studiato lui del ciclismo, no? Soprattutto. E lui è un docente di ciclismo. Quello non si può dire niente. Impressionato Radaelli da. O lo conosceva già, sì, no? Zanenga. Conosceva già, lui lo sa. Sa, sì, sì. Sa è che... stato anche un mio dirigente, io ho corso invece. Sì. Classifica trevigliese. Con poche fortune. Ero. No, nel pedale sportivo trevigliese, no, avversario dell'Audax di allora. Ma com'era la situazione delle varie associazioni sportive allora? Erano diverse? Fino all'85 a Treviglio c'erano due società ciclistiche, il gruppo sportivo Audax e il pedale sportivo trevigliese. Dopodiché nell'85 si fece la storica fusione. E nacque la ciclistica trevigliese, che cominciò l'attività nell'86. Ho capito. E beh, insomma, un bel periodo. Poi io mi ricordo, Coppa Adriana, che la faceva? Pedale sportivo trevigliese. Pedale sportivo trevigliese, era una manifestazione importante. Era importantissima. Dal 67 all'81. Era nazionale, campionato italiano, cronometro squadra in pratica. Ricordo che era pieno di gente, era una cosa. Sì, quanti anni è durata? È durata diversi anni, tra le altre cose. Poi a Treviglio il pedale la vinse per... 2-3 anni. Quattro volte di fila, più una volta. Allora, stiamo avvicinandoci alla... Dobbiamo andare di corsa Coppi, perché poi abbiamo il filmato di Baffi. Allora, Coppi, mandiamo subito le immagini. Intanto Zanenga ci racconta velocemente, perché poi abbiamo il filmato di Baffi. Ecco, di Coppi, allora, a parte la foto di presentazione, questa è una foto fatta a Treviglio, nel 1949. Non sappiamo chi è lo spettatore, che comunque sicuramente è di Treviglio o dintorni. Poi un bellissimo primo piano sulla, ecco, 19. E voglio far presente che sono foto inedite. Queste non so da chi siano state scattate, io le ho ereditate moltissimi anni fa. E anche questa si vede il palazzetto Grossi in fondo. Quindi sempre davanti alla mutua. E sempre nel 1949. Via Matteotti. In via Matteotti. Ancora Coppi poi? Sempre nel 49. Ancora Coppi, un bellissimo primo piano, questo poi è veramente bello. E questo poi è una foto che mi soffermerei qualche secondo, perché è tra le pochissime esistenti in tutta la bibliografia italiana in cui si vedono, non in bicicletta, contemporaneamente Fiorenzo Magni, Gino Bartali e Fausto Coppi. Non solo, ma Fausto Coppi ha in braccio una bambina di 2 anni circa, 1 e mezzo. Siamo in aprile del 49. Chi l'ha vista? Chi l'ha vista? Chi è? Ditecelo. Questa potrebbe essere una signora, non so, circa 60 anni, 62, mentre questa è la foto di Fausto Coppi, fatta dal mitico fotografo Mario Leoni nell'ultima corsa della sua vita, che transitò da Treviglio. Questa è la foto
Fausto Coppi 45 giorni dopo morì. Ecco, l'ultima è una vignetta del mitico Carmelo Silva. Questa è una vignetta di Carmelo Silva pubblicata nel 1981 sulla Gazzetta Illustrata, dove periodicamente il Silva collaborava. Benissimo, io ringrazio i nostri ospiti e adesso ci godiamo, salutando e ricordando le manifestazioni avvailate di su Pierino Baffi, ci godiamo da Morigi, da Zanenga e da Radaeli e ci godiamo insieme questo film realizzato con i contributi della famiglia, ma diciamo con il lavoro intenso e attento di Zanenga. Buonasera e naturalmente la replica è domenica alle ore 23. Grazie. Pierino Baffi, un campione di semplicità. Sono immagini ingiallite, fotogrammi di storia, personaggi e sentimenti scolpiti nel tempo. Sono frammenti di un ciclismo antico, testimonianze di eventi e di emozioni che hanno fatto la storia dello sport più leggendario ed esaltante del nostro secolo. Uno sport di fatica e di avventura, allora veramente povero, ma straordinariamente ricco per tutto ciò che riusciva a suscitare nelle menti e nei cuori dei tifosi vicini e lontani. È stata un'epoca irripetibile e queste immagini, pur frammentarie e sbiadite, fanno gioiosa violenza al velo dei nostri ricordi che credevamo sopiti e scatenano brividi ed emozioni perché vissute, perché vere. Pierino Baffi visse in un'epoca in cui i campioni non erano creati al computer e il mondo delle due ruote profumava ancora di romanticismo, con i protagonisti trasformati in autentici eroi popolari. Pierino Baffi, come frammento di storia ciclistica, fu uno dei più importanti, sicuramente uno tra i più genuini e veri, vicino ai grandi campioni che rispondono al nome di Fausto Coppi, Fiorenzo Magni, Ercole Baldini, Gastone Nencini. Pierino Baffi nacque a Vailate il 15 settembre, lo stesso giorno di Fausto Coppi. Incominciò tardi la carriera ciclistica di Pierino. Aveva 20 anni quando staccò la sua prima licenza di corridore e già a fine stagione. Frequentava allora la bottega di Angelo Polloni in Treviglio, che lo aiutò a procurarsi la prima bicicletta da corsa. Con la maglia del pedale trevigliese vinse la sua prima gara, niente meno che il Gran Premio Lecco di Bergamo. L'anno successivo passò all'Unione Ciclistica Cremasca, poi alla Baracchi di Bergamo e nel 1954 il debutto nel mondo professionistico con la Nivea Fuchs di Fiorenzo Magni.
In 13 anni di professionismo, Pierino Baffi gareggiò con campioni inarrivabili quali Bartali, Coppi, Bobé, Koblet, Kubler, Okers, Bahamontes, Gaul, anche Till. Passista di rara potenza e velocista travolgente, rivaleggiò con Van Steenbergen e Poblet, i migliori in assoluto di un'epoca ineguagliabile. 55 le sue vittorie. Partecipò a 11 Giri d'Italia, 6 Tour de France, 4 Vuelta di Spagna. Tutti portati a termine con un bottino di 13 vittorie di tappa. Indossò la maglia rosa, fu 6 volte azzurro ai mondiali. Visse ogni successo con pienezza e partecipazione totale. La notorietà non fu per lui motivo di esaltazione, ma ricchezza interiore da donare agli altri. Il Tour de France fu un capitolo speciale della sua vita sportiva. 6 edizioni per un totale di 132 tappe disputate, con 5 successi eclatanti. Il velodromo del Parco dei Principi di Parigi fu palcoscenico illustre di un suo sprint vittorioso nell'ultima tappa dell'edizione del 1958. Leggendaria la vittoria conseguita nel 57, nella tappa Pau-Bordeaux, con 145 km di allucinante fuga solitaria sotto il sole di luglio e con il vento dell'Atlantico a 40 km orari. Il secondo arrivato, André Darrigade, giunse con 22 minuti di distacco. François lo definì il toro di Vailate. Pierino fu prezioso scudiero di Gastone Nencini nel suo vittorioso tour del 1960. Una presenza, un'impronta che la carovana del Tour non ha mai dimenticato, insieme ai suoi numerosi compagni, veri forzati di una leggenda senza fine. Nino De Filippis, Angelo Conterno, Agostino Coletto, Pasquale Fornara, Arrigo Padovan, Dino Bruni, Arnaldo Pambianco, Imerio Massignan, Graziano Battistini. Thank you.
Ma il ricordo di Pierino non si esaurisce nel palmarès dei suoi risultati, nell'elenco delle sue imprese o nella citazione dei suoi avversari. Pierino fu campione di umanità, di simpatia, di una simpatia contagiosa che ti entrava dentro e non ti lasciava più. Alla gente piaceva il suo stile di vita, semplice, schietto. Il suo largo sorriso era una porta aperta all'amicizia, alla disponibilità. Una disponibilità totale, perché Pierino soprattutto donava, elargiva la sua bravura, la sua onestà. Sempre, quando vinceva sulle strade di tutta Europa, quando serviva diligentemente i suoi capitani, quando costruì la sua famiglia, quando diceva sempre di sì a tutti coloro che bussavano alla sua porta. La sua è stata un'esistenza felice, meravigliosa. Ed ora, anche sui monitor del Paradiso, si compiacerà non poco dei successi di suo figlio Adriano, che si appresta ad eguagliare e superare il record delle sue vittorie, anche se il toro di Vailate sarà sempre lui, il Pierino, tanto forte quanto umile, tanto bravo quanto onesto.